Siamo al Salone Nautico di Genova in compagnia di Francesca Klapcic. Francesca, è stato dato da pochissimo l'annuncio dell'arrivo di The Ocean Race a Genova, la tappa finale del Giro del Mondo in equipaggio. Cosa significa questa regata per l'Italia, tu che hai partecipato all'ultima edizione? Sicuramente un traguardo importantissimo per la città di Genova, la regione, ma per tutto il nostro paese, per tutta l'Italia. Avere la regata più importante al mondo che arriva, quindi la tappa finale, arriva a casa nostra è qualcosa di storico e penso che andrà sfruttata assolutamente l'onda positiva di questo annuncio per cercare di portare anche magari una barca italiana con una componente italiana importante, perché siamo in Italia, il nostro paese è circondato dal mare, abbiamo tante coste e dobbiamo essere veramente una potenza della vela in tutti gli ambiti della vela. Ecco, a proposito di equipaggio italiano, cosa si sta muovendo, se c'è già qualcosa in moto, cosa ci puoi dire? Ancora ovviamente tutto, non è partito niente, nel senso che comunque l'annuncio è arrivato questa mattina. Adesso sappiamo che Genova è tappa d'arrivo, quindi non è solamente uno stopover durante il Giro del Mondo, è l'arrivo, è sicuramente il ritorno d'immagine che può avere l'Italia, che può avere Genova, è importantissimo. Va cavalcata l'onda, va fatto capire che l'Ocean Race è la regata offshore più importante del mondo, se non addirittura la regata in generale più importante al mondo. E questo va fatto capire alle autorità, alle aziende, ai privati che devono iniziare a investire su qualcosa che gli altri paesi hanno già investito e hanno anche raccolto. E da noi ovviamente per creare un team ci vuole materiale umano, che secondo me c'è, perché di velisti bravi nel nostro paese ce ne sono tanti, e va ovviamente trovato un po' il materiale. Ascolta, spiegaci un po' una cosa secondo noi molto importante di questa regata: come funzionerà la presenza femminile a bordo e quella dei giovani? Sì, è una cosa che tocca personalmente anche me, nel senso che l'ultima edizione dell'Ocean Race sono state introdotte delle regole, dei regolamenti per permettere a più donne e più giovani di essere a bordo. Questa cosa all'inizio forse è stata vista con un po' di titubanza da parte di tanti team, e per fortuna durante la regata poi si è capito che avere una donna a bordo non è uno svantaggio, ma anzi, no, è un vantaggio, e sicuramente le abilità tecniche sono le stesse che possono avere gli uomini. La prossima edizione avrà probabilmente delle regole ancora più precise sul fatto di avere delle quote femminili a bordo, sia delle IMOCA sia dei 65, e ovviamente i 65 saranno probabilmente più incentrati sui giovani, mentre i IMOCA è una classe a totale sviluppo, quindi probabilmente non ci saranno così tante regole restrittive sull'età, ma ci saranno donne a bordo sicuramente. Quindi possiamo dire che una componente femminile fissa a bordo su tutte le barche ce la dobbiamo aspettare? Sì, penso di sì, penso che quella è la direzione che Ocean Race ha già preso durante l'ultima edizione e che vuole continuare a mantenere, ed è qualcosa che i team vogliono continuare a mantenere, quindi non vedo nessun motivo per cui bisogna tornare indietro. Un'ultima domanda, te la facciamo da un punto di vista prettamente tecnico e sportivo. L'arrivo della regata a Genova, cioè qui sotto la lanterna si deciderà il giro del mondo, da un punto di vista strategico cosa significa? Quindi il reingresso in Mediterraneo e l'arrivo a Genova nel periodo di inizio estate, immaginiamo, quindi con condizioni meteo molto complesse in teoria. Sarà sicuramente un arrivo da mal di testa per i navigatori a bordo. Da brivido? Da brivido. E abbiamo visto l'ultima edizione come gli arrivi erano racchiusi in pochissime ore o addirittura pochissimi minuti. Si è visto a Den Haag come è stato un arrivo a cardiopalma. Penso che Genova non sarà da meno e garantirà uno spettacolo per la città, per i genovesi e per tutto il pubblico che verrà a guardare la regata arrivare. È difficile sicuramente l'ingresso nel Mediterraneo, a livello strategico, meteorologico non sarà
sarà forse uno dei momenti più difficili della regata, però penso che porterà anche tanto spettacolo e tanta suspense. Grazie mille, in bocca al lupo.